Mercoledì 15 ottobre ci troviamo a Napoli per il workshop di infoprogetto organizzato dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli in collaborazione con Action Group Editore e l'AIS, l'Associazione Impianti Sportivi. Si parla di involucro ad alto isolamento termico ed acustico, ma anche di edilizia sportiva. Vediamo le interviste che abbiamo raccolto. Caparol fa parte di un gruppo europeo che si occupa di materiali per l'edilizia, materiali specifici, fra cui l'isolamento termico a cappotto, i sistemi di restauro delle facciate e tutti i sistemi di pitturazione, quindi materiali per interni, per esterni, per decorazione. Questo, diciamo, è il campo di intervento. Con riferimento a questo convegno e a questa manifestazione, noi ci presentiamo con i nostri sistemi di isolamento termico dall'esterno a cappotto, di cui siamo i primi produttori europei. Un sistema di isolamento termico, ma in generale qualunque sistema edile, è funzionale ed è vantaggioso quando è durevole. E questo presuppone una bontà dei prodotti, dei sistemi e ovviamente anche la corretta posa. Se vogliamo dirlo, rispetto alla concorrenza, siamo stati fra i primi a introdurre regole molto rigide, molto precise, sia dal punto di vista della scelta dei materiali, della certificazione dei sistemi e soprattutto nel pretendere dai nostri applicatori la corretta tecnica di posa, un argomento che poi sarà trattato anche nel mio breve intervento, perché si parla un po' troppo spesso di una soluzione che può risolvere i problemi dell'energia, per esempio, ma poche volte ci si sofferma sul fatto che questa soluzione, sia esso un isolamento termico, sia esso un serramento, sia esso un isolamento di un tetto o un impianto, se non dura nel tempo non è sostenibile, perché costa più di quanto poi ha reso in termini di vantaggio economico e ambientale. Ecco, noi, se vogliamo dire, non ci sentiamo meglio in assoluto della concorrenza, ma ci sentiamo molto rigorosi nel perseguire una strada che poi è la strada che volgarmente o banalmente si chiama la strada della qualità. Questi convegni sono molto importanti perché superano un gap che c'è nel processo formativo italiano e dei professionisti, che spesso, io stesso ne faccio parte, sono un ingegnere, escono dal ciclo di studi e poi anche a livello professionale non hanno molto un ciclo di studi senza avere grosse opportunità di entrare in contatto diretto con le soluzioni tecniche che poi loro devono attuare nei loro progetti, e anche a livello professionale mancano momenti di approfondimento. È chiaro che in un convegno breve come questo non si può insegnare o spiegare come deve essere eseguito, facciamo un esempio, un isolamento termico a cappotto, però si può gettare le basi, incuriosire il progettista, creare un contatto e che poi il progettista può sfruttare per aumentare le sue competenze, la sua professionalità, e sfruttando poi i servizi che le aziende di un certo livello sono in grado di offrire, che sono servizi di consulenza, sono servizi di formazione personale, sono servizi di assistenza tecnica in cantiere, sia chiaro, tutti i servizi che le aziende produttrici di prodotti e sistemi forniscono gratuitamente, perché lo scopo finale poi di un produttore, come siamo noi della Caparol, è quello di proporre i prodotti. Tutto il resto è un servizio che viene dato assieme al prodotto in modo da favorire la corretta progettazione, il corretto utilizzo dei prodotti per arrivare sempre a quel concetto di qualità che a volte manca in edilizia.